Ciao a tutti, eccoci qui per Dopo GP e siamo al sesto Gran Premio di stagione. Intanto Giovanni Zamagni, ciao Giovanni. Ciao Nico, ciao Giulio tutti. Bernardelli, il nostro ingegnere. Ciao a tutti. Ciao Giulio. Siamo qui a festeggiare perché il Mugello è stato grandioso, non ci ha tradito, bellissima pista, grande spettacolo, bel duello in MotoGP e grande vittoria di Fenati. Grandioso, ti ha entusiasmato, penso. Bellissimo, bellissimo, gran premio bellissimo, a Moto3 fantastica e Fenati veramente encomiabile. E sono curioso poi di sentire agli occhi del tecnico che cosa ha detto il Mugello, tante cose. Tante cose, sì, tante cose. Partiamo però da voi, sapete che avete grande spazio nel nostro Dopo GP, partiamo dalle vostre video domande. Ciao Nico, ciao Zam, complimenti per la trasmissione. Sono un grande tifoso di Valentino, ma si parla sempre di superiorità della Honda. Secondo me, guardando le prestazioni delle moto di quest'anno, anche dei team clienti, la superiorità e la differenza sta solo in Marc Marquez, perché in realtà io questa grande differenza tra Honda e Yamaha non la vedo. Volevo sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti da Thomas. Ciao Nico, sono Denis da Gallarate. Senti, volevo chiederti, ho visto che in queste ultime gare la Ducati sta facendo delle discrete prestazioni. Noto però che utilizza anche delle gomme soft e super soft per la gara, proprio per poter competere con gli altri. Secondo te il loro limite è questo? Grazie mille. Ciao Nico, vorrei parlare di Fenati. L'anno scorso quando era in Honda prendeva spesso paga anche dai suoi compagni di marca. Quest'anno in KTM molto spesso ha vinto 3 gare su 6, quindi diciamo sta facendo una differenza mostruosa e ha fatto uno 0 per un problema tecnico. Quanto incide secondo te la presenza di Brazzi e del suo team, quindi una grande efficacia all'interno del team, e quanto il suo umore ritrovato? Grazie. Queste sono le video domande che abbiamo selezionato, vi invitiamo a mandarcene di più e soprattutto di miglior qualità perché alcune purtroppo non le abbiamo potute utilizzare. Però la prima domanda, brevemente come al solito facciamo un giro, sono argomenti che poi tratteremo a fondo perché la differenza tra Honda e Yamaha, è un bel tema naturalmente. Il nostro lettore dice la differenza la fa Marquez e il nostro tecnico cosa ne dice? Non abbiamo mai detto che tra Honda e Yamaha c'è una grandissima differenza, comunque la differenza c'è, si è vista anche al Mugello, e si è visto che comunque Marquez al Mugello è riuscito nonostante tutto a vincere anche stavolta perché obiettivamente è il pilota più in forma, però la Yamaha è una moto che si adatta benissimo a circuiti tipo il Mugello che hanno delle curve da fare con percorrenze di alta velocità, ecco mentre perché la Honda era un pelino più normale, diciamo, più in difficoltà forse. E quindi questa era la pista in cui le due moto si sono avvicinate. Esatto, e forse la difficoltà della Honda l'ha fatta vedere più pedrosa che Marquez. E dopo ne parliamo. C'è Fenati, oggetto della seconda nostra domanda, e la giro a Giovanni. Il miglioramento, la maturazione di Fenati è dovuto al team, alla moto o a una questione di testa? Tutte e tre le cose, sicuramente Rossano Brazzi con la sua esperienza dà una grande mano a Romano. Romano l'anno scorso era un po' demotivato, è vero, prendeva sempre paga da tutti i compagni di squadra, ma era demotivato perché comunque si lottava per le posizioni di rincalzo. Adesso lotta per la vittoria, è tutto un altro Romano, molto più forte anche di testa. E poi c'è una terza domanda ancora su Ducati. Ducati che qualche piccolo miglioramento probabilmente ha fatto, però sembra di vedere, dice il nostro lettore, che il vantaggio viene dall'utilizzare gomme più morbide delle altre MotoGP. Sì, in realtà diciamo la Ducati ha delle caratteristiche proprio di ciclistica e anche di motore che la rendono difficilmente gestibile per l'intero arco di gara, sia da parte del pilota che fa molta fatica, come spesso dichiara Dovizioso, e sia nella gestione delle gomme quando calano verso fine gara. Il Mugello da questo punto di vista è stato un circuito amico, nel senso che avendo appunto queste curve da fare con percorrenze ad alta velocità, mette meno in evidenza questo tipo di caratteristiche e di difetti. Ecco. E per ora ti fermo qua. Andiamo a questo punto sui temi del Gran Premio d'Italia al Mugello. Primo tema, lo spettacolo.
Ne avevamo parlato in apertura, grandiosa soprattutto la MotoGP con quel splendido duello tra Lorenzo, grandiosa per il pubblico, record 77.000 Sì. presenze, un bel clima. Io ero lì sabato, me la sono proprio spassata. Sì, tra l'altro qua vediamo una bellissima immagine dell'invasione di pista. È stata un'invasione di pista molto più regolamentata e civile rispetto agli anni passati, quindi Sì. bravo il pubblico ed è stato proprio bello, è stata una festa. Ed è così che deve essere sempre, tutti i piloti giustamente osannati, quindi è stato un bel Gran Premio d'Italia. Anzi, partiamo da qui, partiamo dall'audio registrato con Valentino Rossi, a quale è stata posta da Zam la domanda: le gare sono più divertenti? Perché lo sono? Sentiamolo. E la ragione sono i cambi del regolamento, la gomma super soft per le open e più litri di benzina per le moto che vanno un po' più piano, che scombinano un po' tutto e soprattutto in qualifica fanno sì che tanti piloti che magari hanno meno passo però riescono a partire davanti. E prima secondo me le gare erano noiose perché si decideva tutto in un giro e mezzo, no? Invece adesso ognuno ha i suoi problemi, bisogna sorpassare le Ducati, bisogna vedere di partire bene, poi magari qualcuno fa un errore. Perché poi dopo i primi 3-4 giri il passo poi si diventa un po' più, come si può dire, si livella per tutti, no? Stabile per tutti. E quindi è per quello secondo me che sono più divertenti. Ma intanto Marquez si è preso la sesta vittoria di fila, un cannibale proprio nel giorno in cui forse dal punto di vista puramente del calcolo sportivo, visto Lorenzo così aggressivo, forse poteva anche accontentarsi. Io questo ho pensato, che avrebbe potuto accontentarsi. Tu? Sì, no, io non ho mai pensato Mai. che si sarebbe accontentato e sono d'accordo con un'analisi che ha fatto Dovizioso. Andrea ha detto, adesso Marquez ha talmente tanto margine, in classifica che può permettersi di concentrarsi sull'obiettivo di vincere tutte le gare prendendo anche dei rischi e così ha fatto Così ha domenica, fatto. perché domenica qualche rischio l'ha preso. Altro che, intanto chiedo alla regia di mandarci la classifica mondiale con questa serie impressionante di 25 e di stacchi con Valentino che ora è secondo, ha superato Pedrosa e Lorenzo ha superato Dovizioso ed è quarto. Ecco, ingegnere, Lorenzo sembrava davvero deciso come non l'abbiamo mai visto, molto a suo agio, poi diremo dei vantaggi che la Yamaha gli ha dato su questa pista, ma anche l'uomo sembrava molto più sicuro di sé. Sicuramente è stato fatto da parte sua un grosso salto di convinzione. Ha ritrovato la motivazione, si è visto immediatamente, fin dal sabato, in prova. E poi diciamo la pista sicuramente è una pista adattissima alle caratteristiche che ha Yamaha. Yamaha è una moto che ha la capacità di dare al pilota molto grip. E quindi la capacità di tenere delle linee precise, molto pulita. E si adatta perfettamente alle caratteristiche che ha il Mugello, cioè Infatti. questi curvoni che permettono di entrare fortissimo e di uscire con marce medio-alte, quindi terza, quarta marcia. Più avanti, ingegnere, guarderemo le fotografie dei telai e faremo un confronto interessante tra Honda, Yamaha e Ducati. Però adesso volevo tornare su questo duello. Intanto noi avevamo chiesto con un sondaggio la volta scorsa chi riuscirà, vi avevamo chiesto, a interrompere la striscia vincente di Marc Marquez, compatti i tifosi di Rossi all'80%, Lorenzo secondo staccatissimo al 10,36%, Pedrosa sembra fuori dai giochi e lo è per voi, lo è anche per noi, dopo ne parleremo Beh, meglio. Ma probabilmente Nico adesso saranno aumentate le quotazioni di Lorenzo, o penso no, di sì, dopo questa direi gara. di sì, anzi, i sondaggi ci sono anche questa volta e naturalmente vi invitiamo a farvi sentire, a far sentire la vostra voce. Ecco, Rossi, naturalmente la domanda di tutti è: se fosse partito insieme a loro, sappiamo che Rossi ha perso tempo con questo errore durante le qualifiche, per cui partiva dalla decima posizione sulla griglia, quarta fila, e la discussione sarà apertissima, e lo è. Per te, fosse partito con loro, Giovanni, Sì, sarebbe rimasto con loro? allora io ho fatto un'analisi su moto.it, ci sono secondo me due elementi discordanti. Uno, allora, quello contro Valentino, nel senso che non sarebbe comunque rimasto con loro, è che al quarto giro Valentino era già terzo a un secondo e due
da Lorenzo e Marquez, quindi secondo me aveva tutto il tempo e il modo per ricongiungersi. Se non c'è riuscito, probabilmente vuol dire che aveva qualche decimo in meno rispetto, Soprattutto nel T4. soprattutto al T4. Il T4 perdeva in maniera E evidente. questo era un po' la chiave, perché fosse stato più vicino, forse poteva godere un po' della scia, e invece. Esatto, l'aspetto positivo è che se magari fosse partito subito alle loro spalle e fosse rimasto in scia, magari, sai, poi Valentino quando li vede lì davanti e sente il profumo di vittoria, trova decimi che non ha trovato in prova. Quindi, secondo me, ci sono due elementi scordanti. L'andamento della gara, però, sembra far propendere per il fatto che lui comunque non riusciva a tenere quel passo. Questa è la mia opinione. Per Ma è difficile dirlo, te? e Certo. probabilmente se fosse partito assieme fin dalla primissima curva, secondo me poteva starci, nel senso che non si è vista una grandissima differenza come tempi sul giro, se non qualche calo evidente in qualche giro, probabilmente legato un po' più verso fine gara alla stanchezza. Ricordiamoci che quest'anno i ritmi sono veramente tirati. È vero che Valentino va molto più forte dello scorso anno, però è anche vero che è molto più al limite. E quindi l'unico che ha la possibilità di trovare quei 2 o 3 decimi che permettono di chiudere il buco quando si è formato all'inizio della gara e che si è visto fin dal primo Gran Premio quest'anno è Marquez. Si è visto anche in questa gara, si è visto negli ultimi 2 giri quando lui ha deciso di superare, se n'è andato, ha fatto 2 giri molto veloci quando tutta la gara è stata girata su 2 o 3 decimi superiore come passo. Esatto, e poi torneremo sull'argomento di questa sesta più lunga che avrebbe, secondo la voce di Marquez, avrebbe risolto la gara. È Ma stata la tornando a chiave del Rossi, successo, sì, secondo lui. esatto, è chiave del successo, però dopo ci torneremo perché è materia di discussione, diciamo Certo. così. Però tornando a Valentino, lui stesso ha detto che è stata la bucine, la sua curva delicata, quella che lui dice la sbaglio sempre, chiaramente sono inezie, sono sbavature, però gli impediva, la percorrenza perfetta gli impediva di raggiungere in velocità, sul rettilineo, velocità massima. Sì, ma si è visto bene in gara, avendo la possibilità di seguire i tempi settore per settore. Nei primi tre settori Valentino guadagnava sempre, si avvicinava di un paio di decimi e li perdeva tutti tra l'uscita delle Biondetti e la E bucine là, certo. che lui da sabato ha detto di non riuscire a interpretare al meglio. Ma se posso raccontare un aneddoto, questa qui è una cosa molto antica, nel senso che Valentino dice che sbaglia la bucine fin da quando si provava Beh, lui non ama girare a sinistra, eh? esatto, Questo è la importante. Mai amato. 250 dell'Aprilia. Lui ha sempre detto, quando si facevano i collaudi, Lucchi andava un pelino più veloce come passo, sempre, lui diceva che sbagliava la bucine, quindi è una cosa che lui non ha mai capito come fare, probabilmente. È Sì. uno dei pochi difetti, però effettivamente è così, nel senso lui perdeva molto nel T4 e probabilmente avendo perso subito il contatto con Marquez e Lorenzo a inizio gara non, era impossibile recuperarlo poi. Ecco, uno che guardava le cose da bordo pista è stato Sete Gibernau, che era da un po' che non vedevamo, un po' invecchiato, ma comunque in forma. E Giovanni, tu gli hai chiesto da bordo pista che cosa ha visto di nuovo. Ascoltiamolo insieme. Ho visto guida molto diversa dei piloti, adesso è cambiato un po' la guida, la posizione, l'angolo sia delle spalle, anche caviglie, è un po' diverso. Posso dire che dal mio punto di vista ce ne sono tre che lo fanno veramente diverso agli altri, che ovviamente Marquez, Lorenzo e Pedrosa. E Vale ci sta provando anche, si vede che sta cercando di reinventarsi anche lui come stile, come guida e lui e quello con la sua età e merita, no? Perché sono tanti anni in una guida, uno stile di guida e invece adesso lui sta provando a guidare un po' diverso. Comunque quell'altro passo che hanno sia Marquez e Lorenzo viene dato anche lo stile di guida, secondo me, soprattutto nell'entrata. Beh, qui c'è da considerare innanzitutto che nonostante Sette sia stato diviso da una profondissima rivalità con Valentino, la Sì, stima resta intatta. assolutamente, Assolutamente. E assolutamente. Ha questo è bello. sottolineato proprio come lui riesca ad adattarsi nonostante i Questo è cambiamenti. bello. E noi qui abbiamo parlato tanto della nuova guida e di come soprattutto Pedrosa sia stato un po' il
Pietrosa, esattamente. Pietrosa è quello che ha portato questo stile di guida che poi è stato esaltato dal monogomma Bridgestone. Ma quando Sette parla di spalle, posizione di spalle e di caviglie, secondo te a cosa si riferisce? Ah, lui intende in particolare la necessità che hanno i piloti che guidano moto che sono state messe a punto negli ultimi 3-4 anni per far rendere al meglio il Bridgestone, hanno la necessità di caricare molto l'avantreno quando si esce dalla curva, cosa che invece una volta non veniva fatta. Ecco. Quindi i piloti effettivamente tendono a spostare molto il peso del corpo. Oltre a fare questo spostamento, diciamo, sono tutti fuori carena, no? Quindi sembra che il pilota voglia assolutamente far curvare la moto. Come il velista sul trapezio. Esattamente. Mentre la caratteristica fondamentale che serve per far rendere queste gomme della Bridgestone è il fatto di dover spostare il peso verso l'avantreno, cosa che permette sì di trovare, diciamo, grip e quindi feeling con la gomma anteriore, ma soprattutto con lo stile di guida che ha Marquez e che ha portato Pedrosa, serve per far chiudere la curva in realtà, perché la moto sovrasterza un pelino, derapa un po' di più e quindi permette al pilota di chiudere la curva più velocemente, la raddrizza prima ed è molto efficace in accelerazione. Questa è la parte vincente della guida delle MotoGP moderne. Assolutamente. Hai qualcosa da aggiungere, Giovanni? Se no. No, immaginavo che per quanto riguarda le caviglie, sì. Sette facesse riferimento al fatto che appunto si spinge molto di più sulle pedane rispetto a un passato. Sì, questo veniva fatto anche una volta. In realtà mi ricordo c'era anche Kevin Schwantz che diceva che lui spingeva sulla pedana esterna quando voleva trovare grip, sulla pedana interna quando voleva far derappare un po' di più la moto, ecco. Però è chiaro che è cambiato moltissimo, cioè le gomme hanno fatto un salto di qualità incredibile come prestazione e come tenuta nell'arco della gara. E Gibernau, ricordiamoci che è uno che è andato molto forte con le Michelin, non è mai riuscito poi, al di là poi che è finito la carriera con la Ducati, che probabilmente non era la moto fatta per lui, però non è mai riuscito a trovare lo stile di guida adatto a far rendere queste gomme qui della Bridgestone. E qui vi stoppo perché bisogna parlare naturalmente di Fenati, che forse è il più grande protagonista del Mugello, perché quello che lui ha fatto in Moto3 è grandioso. E partirei, Giovanni, dalle parole di Valentino che tu hai raccolto appunto su Fenati. Sentiamolo. Romano è stato veramente fantastico, perché la strategia dell'ultimo giro all'ultima curva, ma soprattutto un sorpasso da antologia del Mugello all'esterno, all'Arrabbiata 1, all'ultimo giro, l'ha fatta talmente forte che poi all'Arrabbiata 2 ha dovuto sorpassarne un altro, perché cioè, arrivava, se no l'avrebbe tamponato, e oggi è stato veramente bravo. Grande. Beh, è così, è stato bravissimo in quel frangente, ma sempre direi. Sì, sempre, nell'ultimo giro comunque lui ha fatto vedere tutto. Allora, coraggio e talento per quel sorpasso incredibile all'Arrabbiata 1, alla gran velocità. E intelligenza all'uscita delle bucine, quando ha capito che ormai non aveva gap sufficiente per arrivare fino al traguardo, e ha fatto sfilare gli avversari per poi sfruttare la scia. Sì. Quindi ha messo insieme tutto. Sì, cioè. Perché si dice sempre che chi esce per primo dalla curva, esatto, non vince la gara. Esatto. Un conto è dirlo, è un conto poi farlo, quando sei lì in mezzo con 10 dietro attaccati a un secondo. E farlo con la freddezza sua, perché poi lui si è visto che è uscito dalla scia proprio all'ultimo, l'ha sfruttata tutta, ma proprio alla perfezione. Sembrava, è stato veramente, che sembrava una di quelle cose provate e riprovate, no? Ecco, invece gli è venuto veramente bene. Infatti ha colpito per me, a volte, no, quando uno vince dice ha vinto di forza, ha vinto di coraggio, ha vinto di intelligenza, qua ha vinto di tutto. E proprio nel giorno in cui il suo rivale, perché qui siamo 3-3 con Miller, il suo rivale forse preso proprio dalla foga, sì, e vedendolo là davanti ha fatto l'errore. Secondo me lo sbaglio di Miller è stato proprio che lui ha visto Fenati primo e lui considera Fenati il suo avversario più importante, ha cercato obiettivamente uno spazio che non c'era, travolgendo anche Bastianini, che stava facendo una gara fantastica, 16 anni, bravissimo. Ed è qui direi la parte più bella di questa Moto3, cioè che dietro a Fenati, che di colpo ha ritrovato la competitività, soprattutto ha trovato una moto competitiva, esatto, è un bel team, Rossano felice come una Pasqua, ma c'è dietro una scuola. A questo punto si vedono dei ragazzini che erano fortissimi. Bagnaia purtroppo ha sbagliato, è caduto ancora purtroppo Nicolò Antonelli, però è gente che va forte, gente che ed va Enea forte. Va fortissimo. Gente che va forte. Da dove sbuca sto Bastianini?
Qua mi fai una domanda che non, alla quale non so rispondere. Lui quest'anno avrebbe dovuto partecipare ancora alla Rookies Cup, invece Gresini ne ha valutate le qualità, ha detto secondo me è già buono per il mondiale e ha ragione Fausto. Ah, sì. Prima di passare ai vostri commenti più belli, ho preparato una vignettina, pensando a Marquez e a tutte le chiacchiere che si sono fatte su questo famoso torsiometro, che poi alla fine sembra un termine alla Walt Disney, Archimede Pitagorico, il È un po' torsiometro, così, è è un un po' po' così, così. sì. Siccome noi abbiamo parlato in termini ben più scientifici, poi magari ci torniamo sopra. Intanto le coppe sono sei. I vostri commenti più belli. Allora, ne leggo qualcuno perché sono veramente, veramente tanti, ma a proposito dei bei tempi a cui si accennava prima, c'è Fabu che dice: un gran premio degli eccessi, come le nottate insonni per i motori urlanti o le invasioni di pista come la bottigliata a Biaggi nel 2000, quando cercava di rialzare la moto dopo essere caduta alla Casanova Savelli, o il povero Abe che a fine gara scappava a piedi mentre un'orda di barbari gli strappava la carena della moto per portare a casa un ricordo. Bei tempi quelli, ma per fortuna sono passati. Beh, non è male, eh? Sì, non è male, tra l'altro c'è una battuta che hanno fatto Marquez e Rossi domenica in conferenza stampa, mentre loro parlavano dopo la gara, c'era uno di quei motori che si sentono per tutta la notte, andavano no, 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 e Marquez gli ha detto Valentino, secondo me è lo stesso di stanotte e ancora non ha finito la benzina, perché comunque ancora al Mugello non si dorme. Di sicuro. Poi c'è MR70 più un affezionato. La Yamaha e la GP dice: la Yamaha ha bisogno di Lorenzo, Lorenzo deve rimanere a tutti i costi dov'è e rinunciare alle sirene di altre squadre perché sennò i prossimi mondiali se li cucca tutti il 93. Un altro G-Rampa che dice: nel mio televisore si vedeva benissimo che quando Mark, dopo ne parleremo, era dietro, passava la Yamaha senza troppi problemi, mentre quando c'era davanti Mark, Lorenzo rimaneva in scia fino alla staccata, ma forse il mio è un vecchio televisore con poca elettronica. Vabbè, questo ne parleremo dopo. Parliamo invece, ed entriamo finalmente nel campo dell'ingegnere, Giulio Bernardelle, la tecnica. E primo argomento, appunto, sono queste differenze prestazionali tra una Yamaha mai così vicine. Allora, il circuito ha avuto un ruolo importante proprio per il suo svolgimento. Curve lunghe, non ripartenze da bassa velocità, l'accelerazione onda non è potuta venire fuori e invece è venuta fuori la ciclistica Sì, Yamaha. esattamente. L'accelerazione onda non è uscita, nel senso che al Mugello diciamo si esce da a velocità già medio-alte, quindi si esce a 170-180 all'ora dalle curve mediamente. Quindi, e le curve invece che si fanno, da cui si esce a bassa velocità, che sono all'inizio del giro, sono curve che poi hanno un allungo molto breve. Per cui diciamo le caratteristiche della Honda non sono potute emergere, sono emerse invece le caratteristiche della Yamaha. La Yamaha è una moto, come dicevamo prima, che ha la possibilità, è stata fatta apposta, è stata concepita per come è sistemato il motore, per come è fatto il layout, quindi per le caratteristiche sia di ciclistica che di inerzia che ha. Da Caratteristiche da sempre, il DNA sempre, Yamaha, come dice esatto. Cadalora. È una moto fatta per sviluppare un grandissimo grip, quindi va benissimo ai piloti che hanno una guida precisa, come ce l'ha soprattutto Lorenzo, ma anche Valentino, ed è una moto quindi che viene esaltata nel momento in cui ci sono dei circuiti che permettono queste percorrenze ad altissima velocità, dove il fatto di tenere la linea, di poter avere fiducia sul grip delle gomme, permettono appunto di sviluppare velocità ancora maggiori. E in rettilineo non si è vista questa grandissima differenza di prestazione tra Honda e Yamaha, però ricordiamoci che si è sempre parlato qui di differenze di accelerazione, non abbiamo mai detto che Yamaha è inferiore a Honda come potenza massima, probabilmente non lo è. Però diciamo l'accelerazione della Honda si vede soprattutto nel momento in cui l'accelerazione deve avvenire da marce basse, cosa che invece qui appunto non c'era. E in questo discorso della velocità incide la famosa scelta di una sesta più lunga che Marquez ci ha raccontato come il segreto della sua Sì, vittoria. Marquez ha sottolineato come con il team abbiano fatto questa scelta per sfruttare la scia di chi gli stava davanti anche a discapito di un po' di velocità massima quando lui si trovava davanti, si sarebbe trovato davanti da solo. Tu l'hai Cosa? visto questo e comunque scegliere una sesta più lunga non poteva essere un handicap, perché nel caso Marquez fosse stato davanti, magari avrebbe potuto allungare su Lorenzo togliendogli la scia, invece così no. Sì, diciamo che paradossalmente l'handicap si può presentare poi alla frenata successiva, nel senso che
quando la marcia è molto lunga, la moto ha anche una meno facile, diciamo, possibilità di decelerare, e quindi il pilota di solito commenta e dice che il retrotreno della moto tende a spingere l'avantreno e lui difficilmente riesce a fermarla per impostare la curva al meglio. Ecco, quindi al Mugello è pericoloso, nel senso, lì si parla di Mugello, anche Barcellona sarà un po' la stessa cosa, cioè sono due piste che hanno bisogno di seste, che ormai con le MotoGP moderne, diciamo, considerando anche un po' di slip, sono seste marce da 370 all'ora, quasi 365, teoriche. Velocità teoriche, no? Quindi se la gomma avesse perfetta aderenza, diciamo, la moto sarebbe in grado di sviluppare al regime massimo queste velocità qui. Chiaramente con un po' di slip le velocità sono di circa 15-20 km inferiore. Quando il pilota sceglie una marcia un po' più lunga lo fa per 3, 4, 5 km all'ora in più, quindi non è una differenza mostruosa. Sì. E serve appunto per poter uscire dalla scia e mantenere una velocità elevata per fare il sorpasso più facilmente. E in questo caso sembrava che funzionasse. Funzionava, però si è visto anche che in fondo Lorenzo probabilmente era più efficace nella prima staccata. Ecco. E a proposito di velocità, non possiamo trascurare il fatto che Ducati ha superato questo famoso record di Pedrosa con 349,6 durante le prove. Durante le prove, ecco, sì. Velocità che 355 secondo la telemetria. Secondo la telemetria Ducati. E velocità che in qualche modo è stato oggetto di una piccola polemica, perché Valentino, ma già anche Lorenzo, si erano pronunciati contro il crescere di queste velocità che rendevano tutto più pericoloso, e qualcuno ha risposto: beh, allora mettiamo, mi pare Iannone, mettiamo la velocità autolimitata 3,20 e sono tutti più contenti. No, allora 3,20 l'ha proposto Valentino, ha detto, secondo me Valentino ha detto dopo i 3,20 tutto quello che si fa in più è solo pericolo. Allora Iannone ha risposto, ma a livello sì, di battute, allora mettiamo un limite anche nell'efficacia delle moto in curva, per limitare Honda e Yamaha, insomma, quindi giustamente lui dice abbiamo questo di vantaggio, se ci tolgono anche questo. E per andare forte poi bisogna anche fermarsi, e il freno è un altro dei nostri temi tecnici, sì, perché questa questione della liberalizzazione dei diametri, no? Che oggi ogni squadra può scegliere, e questa volta Yamaha aveva i dischi grossi da 3,40, sì, mi pare. Ecco, il tecnico cosa ne dice di questa necessità di fermarsi in maniera diversa? Ma non è tanto una differenza di potenza frenante, nel senso che i dischi in carbonio, anche fossero da 300 mm, avrebbero potenza sovrabbondante per decelerare queste moto, che ricordiamoci nel corso degli anni sono anche diventate più pesanti, quindi nel 2000, 10 anni fa, erano 142-143 kg le MotoGP, adesso sono 160 abbondanti. E dopo Giovanni ci deve raccontare sul peso cosa sta, sì, succedendo. Cosa che non è proprio, diciamo, l'ottimale da un punto di vista anche della sicurezza, secondo me. Comunque, diciamo, è cresciuto il peso, sono cresciute molto le prestazioni delle gomme, e quindi le moto riescono a frenare sempre più tardi. Hanno bisogno di più potenza frenante, non proprio, hanno bisogno soprattutto di smaltire il calore che generano i freni. E quindi è stata scelta la soluzione più semplice, se vogliamo, tra virgolette, usare un termine anche più banale, ecco. Nel senso che per smaltire questa temperatura è stato scelto di aumentare la massa dei dischi, quindi i dischi sono più grandi, Brembo dice che sono circa complessivamente 300 grammi più pesanti per la coppia, quindi circa 150 grammi a disco, ed è una bella differenza che permette di mantenere il disco a una temperatura più bassa, e quindi si evitano quei fenomeni di ossidazione del carbonio che poi causano un degrado immediato delle caratteristiche di frenata. Giulio, secondo te perché si dice la Honda si sarebbe opposta a questa introduzione dei dischi da 340? Ma secondo me, diciamo, il problema è molto pratico per i meccanici che lavorano al box. Cioè ricordiamoci che qualche anno fa addirittura Brembo era scesa da 320 a 314 mm con i dischi per permettere un più agevole smontaggio della ruota davanti. Per smontare la ruota davanti si deve togliere la pinza, e in certi casi, come adesso, la pinza non esce perché tocca la parte interna del cerchione, e quindi, diciamo, è necessario riprogettare completamente l'avantreno, che deve avere una forcella con un interasse più grande, i dischi sono più larghi, si perde un po' efficacia aerodinamica, e quindi è difficile fare una modifica del genere ad inizio stagione. Probabilmente Yamaha
ci aveva già pensato durante l'inverno e quindi era già adatta a questo tipo di soluzione. E Honda magari è un pelino più tirata come dimensionamento sull'avantreno, ecco, penso sia solo quello il motivo. Giovanni, ricordo che tu hai pubblicato su Moto.it la notizia che dall'anno prossimo le MotoGP saranno più leggere. Ci vuoi tornare sull'argomento? Dunque, è una proposta, devo dire che la notizia l'ha scritta Edoardo, validissimo collaboratore di Moto.it, e comunque c'è questa proposta di tornare a diminuire il peso intorno ai 155 kg, già potrebbe essere un passo in avanti, secondo me. Diciamo che allora, queste scelte regolamentari vengono sempre giustificate da esigenze di contenimento dei costi, cosa che poi non si realizza mai, cioè le corse sono costose, chi fa le corse deve investire una valanga di denaro e quindi è difficile pensare che poi una differenza di peso come quella che è stata posta nel corso degli anni produca un'effettiva diminuzione del costo. Diciamo che invece è molto vero un aspetto riguardante la sicurezza, cioè le moto oltre ad essere più difficili da guidare, perché 20 kg circa, e quelli che si sono messi dal 2003-2004 ad oggi, rendono C'erano le moto più difficili. Erano circa 145, 142 146, più, più 142 102 più più per le quattro cilindri, perché esatto. ricordiamoci che all'inizio il peso era differenziato a seconda del numero di cilindri, no? Però per i quattro cilindri era 142 più il serbatoio, no? Diciamo che se uno va a vedere l'aspetto negativo qual è? Quello della pericolosità, cioè tutti gli incidenti gravi che si sono verificati negli ultimi anni sono impatti di moto sul pilota. Questo è avvenuto con la Moto2, è avvenuto con la MotoGP. Ed è avvenuto anche in categorie minori dove corrono con moto di derivazione stradale. Da quel punto di vista lì incide molto la massa, perché è chiaro che a pari velocità più è grande la massa, più devastante è l'effetto che fa. Quindi comunque le moto da GP dovrebbero essere leggere proprio per un discorso di sicurezza. Dunque, tu, Giulio, hai preparato poi un tema interessante sul confronto dei telai. I telai, appunto, Honda, Yamaha, Ducati. Ma prima di arrivare su questo, io volevo chiedere sul miglioramento, no, apparente della Ducati. Cioè, Ducati, pur non avendo fatto ancora ribaltamenti, ho parlato a lungo con Dall'Igna, di fatto gli step arriveranno più avanti, e per la moto nuova, e prime gare del 2015, però le prestazioni calano leggermente i distacchi, però siamo lì. È difficile leggere poi le prestazioni da un anno all'altro, perché anche a parità di temperatura le condizioni cambiano. Non è Certo. che... Tu hai visto la Ducati un pochino più a suo agio sulla pista amica? Ma sicuramente era un pelino meno in crisi perché anche per le Caratteristiche. caratteristiche che ha, appunto, la Ducati, diciamo, va molto più in crisi su curve lente, no? Dove le caratteristiche appunto di guida un po' più nervosa e anche di motore con un'erogazione probabilmente un po' più nervosa vengono maggiormente messe in luce. Ecco, su questa pista dove si usa marce lunghe e velocità molto elevate, probabilmente non era così difficile Così da. severa. Giovanni, a te volevo chiedere, Dovizioso voleva assolutamente arrivare davanti a Iannone, perché Sì, io credo proprio che. all'ultimo è riuscito a infilarlo, ci ha creduto e lo ha voluto fare. Credo che Iannone rappresenti per Dovizioso un bello stimolo. Magari se fosse stato un altro non avrebbe tentato così. Dopo il sorpasso non si è visto, l'ha Sì. raccontato il Dovi, l'ha fatto alla San Donato e dopo l'ha tenuto dietro per tutto il giro. Però credo che serva assolutamente come stimolo ad Andrea. Secondo me sulla Ducati va sottolineato però come due piloti molto diversi tra di loro, uno molto più aggressivo, uno molto più lineare, Dovizioso più lineare. Hanno usato due gomme differenti, una la più dura a sua disposizione, l'altro Giannone la più morbida, però alla fine sono arrivati sul traguardo con un distacco di meno di un Sì, decimo, cioè vuol dire che il potenziale della Ducati è quello, è certo, si può difficile provare. fare Sì, diverso. c'è modo diverso di gestire la gara. Chi punta, beh, Iannone è partito alla grande, ha fatto, Partito beh, alla grande, ha è stato bello vederlo fatto. là davanti, Esatto, però naturalmente. dopo alla fine è arrivato dietro a Però Dovizioso, però naturalmente. con tempi identici, Sì, praticamente identici, vuol quindi vuol dire dire che il che potenziale è quello lì. non è bello che ci siano due strade e che poi si Esatto, vuol dire che il uniscono, no? potenziale è quello A testimonianza. lì e che per sfruttare le gomme più dure della Bridgestone e quindi per avere veramente la prestazione al massimo per tutto l'arco della gara, la Ducati non è ancora pronta.
perché se no la differenza tra la gomma più morbida scelta da Iannone e la gomma più dura scelta da Dovizioso dovrebbe essere stata molto più marcata. Certo. Andiamo sui telai, perché la prima considerazione che tu facevi, Giulio, è che il telaio Honda è il più rigido dal punto di vista della regolabilità. Esatto, Honda è storicamente quella che in tutte le moto che fa concede meno possibilità di regolazione ai vari team. Uh-huh. Questo lo fa sia per le moto ufficiali e anche per le moto clienti. Da qui, da questa foto, cosa vedi? Da questa foto si vede che intanto il motore è fisso come dovrebbe esserlo, diciamo, su tutte le moto da utilizzare durante la stagione, quindi si vedono, diciamo, i perni di attacco motore posteriore sopra e sotto il forcellone, che sono esattamente dei fori cilindrici, certo. Quindi la posizione è quella lì. Poi un'altra cosa che si vede molto interessante, magari poi se si fa il confronto con Yamaha e certo. Ducati, si vede il posizionamento della frizione rispetto al perno forcellone. Ecco. E questo è abbastanza significativo per capire come incide, diciamo, nel setting ciclistico la scelta poi che viene fatta dal punto di vista di layout del motore. La Honda è un 4 cilindri a V, quindi ha un cambio e una frizione abbastanza posizionate per necessità verso il posteriore della moto, mm-hmm. E quindi a parità di interasse il forcellone è un pelino più corto, si parla sempre di differenza di millimetri, quindi non bisogna pensare a cose esagerate, e questo, diciamo, rende meno efficace, sempre da un punto di vista teorico, la sospensione posteriore per quanto riguarda la capacità di sviluppare grip. Vogliamo vedere invece Yamaha per capire se riusciamo ad apprezzare le differenze. Yamaha, adesso questo si vede il lato sinistro, quindi il lato dove c'è il pignone, non c'è la frizione, comunque sì. Già si può vedere una sistemazione della sospensione posteriore, quindi del forcellone in particolare, che è già molto aperto con il pignone, il perno forcellone e il perno ruota posteriore, che sono abbastanza bene allineati, e questo va ad avere la possibilità di sviluppare molto grip di solito, perché si tende a ridurre quello che è l'effetto del tensionamento della catena, sì. Che va ad incidere poi sulle caratteristiche di oscillazione del forcellone posteriore. Questo è un fondamentale ciclistico, qualcuno era riuscito addirittura a rendere coassiali i due punti. Esatto, cosa che adesso invece non si fa più, nel senso che si è visto che comunque, questo si è visto già da circa una quindicina d'anni, già con le vecchie 500, si è visto che comunque l'effetto del tiro della catena quando il pilota accelera è positivo, cioè il pilota apprezza, sì. Piloti moderni, diciamo, no? Apprezzano il fatto di sentire la moto che viene sostenuta quando il motore accelera, ecco. E questo perché la moto tende un po' a caricare l'avantreno, quindi fa un po' quello che dicevamo prima, l'effetto di spostare il peso che ha il pilota. Ecco. E se guardiamo la Ducati, che considerazioni ti vengono, Giulio? La Ducati, diciamo, intanto si vede che è tutto regolabile, addirittura si vede anche il nastro. Il nastro in alluminio è significativo, probabilmente è stato messo per nascondere, per non far capire da fuori la posizione vera all'interno dell'asola del perno motore, no? Uh-huh. Quindi sono i due attacchi superiore e inferiore del motore posteriormente. Si vede che è tutto regolabile, il perno forcellone può essere alzato o abbassato per regolare appunto l'effetto del tiro catena, cosa che in misura minore si può fare anche con Yamaha, e poi si vede addirittura che è regolabile la posizione della pedana del pilota, no? Anche lì, certo. Sono tutte scelte che attestano, diciamo, di non essere arrivati alla definizione che invece ha la Honda, no? La Honda prendere fa talmente tante prove ed è talmente tanto convinta, sì. Quando porta la moto in pista, che dice la moto è quella lì e voi dovete imparare a sfruttarla al meglio. Non sempre ci ha preso, non mi ricordo, sempre ci ha preso, quando però faceva una moto piccolissima, esatto. Che Hayden poverino, esatto. Non sapeva come, sì. Starci dentro, sì. Però esatto. È pur vero che adesso invece le cose funzionano. Esatto, esatto. Ecco, quindi Ducati, diciamo, dimostra di tenersi, appunto, è giusta secondo me per loro la scelta di correre con questo regolamento, con la deroga open, no? Cioè dimostra di aver bisogno di fare più test, più sperimentazione per capire com'è il... Questo è, addirittura si vede una piastra telaio, uh-huh. Diciamo che questi telai qua sono fatti... Questo è il telaio vecchio, diciamo, il telaio più vecchio di Ducati. Sì. Quindi si vede che hanno fatto un'evoluzione anche da un punto di vista di struttura, di rigidezza, no? Per trovare un feeling con il grip. Giovanni? No, volevo chiedere, c'è la tendenza, devo dire introdotta da Yamaha qualche anno fa, di allargare molto la sella. Lo confermi intanto? C'è un motivo tecnico?
difficile, diciamo, capire poi se per il pilota possa essere una cosa positiva o negativa. La cosa è stata fatta inizialmente perché i serbatoi sono al 70%, cioè il volume del serbatoio è al 70% sotto la sella. Quindi sostanzialmente sotto la sella deve starci lo spazio. C'è bisogno di più spazio. Esatto. E quindi è stata un po' inizialmente un'esigenza di tipo proprio di layout della moto. Adesso i piloti, sporgendosi così tanto, effettivamente hanno anche bisogno di avere un certo sostegno perché gli si appoggiano con la coscia. Esatto. Infatti. Grazie, grazie Giulio. Noi passiamo all'argomento successivo che è la prossima gara. Allora si va a Barcellona, qualcuno ci va in moto, Giovanni mi pare, no? Sì, sì, assieme al grande Sabatani, ecco, Max Sabatani. Pista per certi versi simile al Mugello, ricordiamo l'anno scorso 2013 vittoria di Lorenzo, poi Pedrosa su Marquez di misura e Valentino invece quarto staccato, una caratteristica questa simile sì. al Mugello. Sì, addirittura anni fa quando le moto avevano un pelino di prestazioni in meno si cambiava pochissimo, cioè si faceva un pelino di precarica sulle sospensioni, qualche click a livello di ammortizzatore, addirittura il cambio era abbastanza simile, quasi uguale. Ecco, per cui. Ci vai volentieri Giovanni? Ci vado volentieri, anche lì clima meraviglioso e sono curioso di vedere ancora una volta Marquez perché si è tanto detto delle difficoltà dell'anno scorso del Mugello, certo. che in effetti con quella caduta del venerdì spaventosa, però secondo me la gara dove lui ha fatto più fatica è stato proprio a Barcellona. E quindi sono curioso di vedere l'ennesimo miglioramento di Marquez. Sarà un'altra occasione sia per Lorenzo che per Rossi. Certo, 7 sarebbe un numero magico e lui di certo ci proverà. Io prima di chiudere voglio ricordare che domenica prossima, 8 giugno, alle 9.30 al Parco Villa Reale di Monza si corre Run for Parkinson, una gara a fini benefici molto importante. L'appuntamento è appunto alle 9.30, Cascina San Fedele al Parco della Villa Reale di Monza. E vi ringrazio, grazie a te Giulio, grazie a voi. Torneremo ancora sull'argomento telai perché sicuramente c'è ancora tantissimo da dire. Giovanni, grazie, grazie e Nico. A dopo grazie. Barcellona, cioè al 17 di giugno. E vediamoci per chiudere il filmato che ci ha mandato il nostro amico Aldo Gandolfo dal bar dell'Ubreche di Alassio con la gara vista dal bar. Ciao! Vedere l'ha portato verso l'esterno e poi dentro e poi subito la risposta di Marquez. Avete visto anche l'immagine quando arriviamo dal rettilineo, le moto sono alleggerite tantissimo, poi hanno fatto finalmente una bella gara. Bella, bella, soprattutto il finale. Ah, abbiamo visto finalmente una gara che non ci fa annoiare. Gara. Una bella gara. È la più bella di quest'anno, assolutamente. Mi dispiace solo per Lorenzo, ha fatto una grande gara, però Marquez è troppo forte.